Allora, tanto diamo la porta qui. Allora. Pacco. Arrivato dall'amico Ciro. Ci dovrebbe anche essere scritto qui sulla bolla. Da, eh, del prete Ciro, ecco qua. Contenente. Adesso vediamo cosa, anche se penso di immaginare. Lo apro in diretta con voi. Vediamo un po' se riesco. Pensare rompere niente ok ho usato sto naso da pacchi cool kit cavolo eh vabbè ecco qua Vediamo un po' allora abbiamo un po' di guaine di cassette Vediamo un po' tutte queste guaine ok mettiamo da parte e, e guardiamo cosa cosa abbiamo qua questo è il manuale di una cassetta smagnetizzatrice della TDK. Ah, questa! Bella, molto bella. Allora, vediamo se trovo la sua guaina. Eh, suppongo sia questa. Non capisco perché l'abbia voluta togliere dalla guaina, anche perché dovevo mettergliela dentro. Comunque è lo stesso. Eh, anzi, no, non può essere questa perché non ci starebbe. Allora, fatemi vedere se trovo la sua guaina. Deve essere una Winer senza aggeggi che evidentemente non c'è. Allora, mettiamo questa qua. Basta. Mettiamo così. Solo che non volevo bucare la carta. Allora, mettiamola così. Perfetto. Bella. Cioè, mi serviva anche. Poi abbiamo Maxwell UL90, pesetta di base di 60 SA. Con Beethoven, Don't Dare, Sei Acqua Back to Back, che non so cosa sia. Vabbè, Denon HD8 da 60 minuti, Bella. Questa è una cassetta interessante. Andiamo sempre qui, vediamo cos'altro c'è. Ok, Aiva C60, questa è vecchia, risale agli anni 70. Vuota anche questa, il contenuto sconosciuto. Sony CDA, anche questa risale agli anni 80, contenuto sconosciuto. Però questa è stata... E sono stati rotti i sigilli, evidentemente non volevano... Anche in questa TDK sono stati rotti, stavo guardando un po' questa SA60. Sono stati rotti, beh, beh, vediamo, con un pezzo di scotch. Questo è interessante perché la CD era la serie, sempre negli anni 70, ma successiva. Molto, ma molto interessante. E qui abbiamo un'altra TDK SA90, questa è molto buona, non sono neanche stati rotti i sigilli. Vediamo qui che c'è anche scritto qualcosa... John Williams, Ruth, che cavolo è? Allegro, eh? Che cazzo hanno scritto? Sito numero 2, John Williams, sempre una SA molto vecchia. Interessante che questa. Concerto per chitarra, roba che... Sembra tutta roba classica. E questa abbiamo una SX dell'Aiva. Eh? Questa non l'ho mai sentita. Ike Bias, ma questa è una... è una... cassetta al metal. Ah no, al cromo, scusate. ho no, letto 70 per poi qui abbiamo un SX90 questa è buona, molto buona. contenuto sconosciuto SX146, questo è di base Bark altra roba classica della Fuji FX1, penso sia di base Studio Quality eh, la, la serie successiva della Philips, senza marca interessante, bello andiamo avanti, quante ce ne sono? Cavolo! Oh, grazie Ciro TDKD60 di base, contenuto sconosciuto Sony HF60 sconosciuto, qui c'è scritto Prestige Rondo Veneziano, anche questo è una D46, questa è curiosità, vediamo. Questo è un HF60, aspetta che la avvolgiamo un po', dunque, giudicare della grafica dovrebbe risalire più o meno agli anni, eh, agli anni 90, non penso sia più vecchia. Questo è un'altra altro 60 non Windhill, Gator Sample. Beh, vabbè. Andiamo avanti, oh cavolo, ce ne sono tantissime qua di cassette. Un'altra Sony. Un'altra s 60 rotta, ma senza etichetta anche lei. Un'altra una SF. Questa è al cromo, sì, è una SF. Super Precision Lek -like Cassette, Non ricordo mica questa, la TRK SF. Arbore, penso che lo cestinerò. Molto presto. Ah, una Sony Wix da 80. Eh, sono rare quelle da 80. Ne una da 90 va molto bene. Ha anche ancora i sigilli originali. Questo video si sta facendo lungo. Sony HF60, questa risale agli anni 80. Ha ah, una CD-1. Ti ricordo? Da 3. Azza. Oh, vabbè. Ah, questa invece questa è prestigiosa. Peccato. Guarda, ma cosa c'è? Fammi vedere. Ah, c'è un attimo. Spiegazzate il nastro dentro. No. Valser... Beh, la cassetta è molto buona, è eh. comunque una, una, un Type 4 all metal. Si è spiegazzato veramente il nastro. Ah no, è soltanto spiegazzato. Questa è molto bella, è una, una, una cassetta di gran qualità. Qui abbiamo una MRX60, però della ZAPS costiamo un, pa un pacco di soldi con Lucio d'alla. E' anche, anche un peccato cancellarlo. Vabbè, possiamo però tenerle tutte. Prendiamo quest'altro pacco di cassette, mettiamole qui, TDK SA 60, tutte è quasi tutto è senza guaina, vabbè. Eh, TDK F90, F90, che razza di serie è? Bah, vabbè. SA 60, questa è più recente, George Michael, vabbè. ZAZ AS46, serie base della ZAZ. Manuel Barrier, ah c'è anche scritto Dobby B, con una Chrome, questa che cavolo è, una Sony? Eh, probabilmente ci hanno coperto la scritta, vabbè. Un'altra 46, mandolin napoletani. <ride> Penso che questa sarà cestino. Apriamo l'altro pacco del pacco. Ah, è già aperto. Ok. Ah, qui ha messo tutte le cartine. Bene, bene. Questa è una TDK SA 90 Beethoven. Uh, La mettiamo qui. Dopo le contiamo, perché un'altra MRX 60. Cosa il contenuto? C'è Michael Zero. Non conosco niente di sta roba, non è dance, comunque ho per stile MA90 Non mai sentito questa no, cassetta qui una HF90 della Sony chitarra do Brasil boh vabbè non so cosa sia andiamo avanti vediamo un po' cos'altro c'è Tdk SA60 Maurizio Eugenio si è cancellata la scritta musica latinoamericana per chitarra che cavolo vuol dire tra l'altro su un SA90 non è neanche stata rotta c'è scritto di tutto una volta, probabilmente è stato aggiunti un paio di volte. Beh, andiamo avanti. Intanto sono saltate fuori tutte queste altre ca cartine delle Fuji, delle varie cassette. Dopo andranno assemblate con le cose. Mirage New Way, Sony da 70 minuti, guadagna un po' consumate, TDK MA90. Non conosco cosa sia. Vediamo un po' di carte, vediamo un po' cosa c'è. Fuji. Questa è una HFS, zax bene, ok. Andiamo avanti perché ci sono tante altre qui, guarda un po'. Sony, ah, le l'etichetta originale della Sony FSF, bello! E anche della D46. Solo chitarra, mamma mia, ma cos'è tutta questa porcheria che registrava la gente? Vabbè, andiamo avanti. Qui cosa c'è? Una Denon con anche la guaina originale. Flable, Dolby B, HD 6, tipo 2, molto interessante, molto bello Curioso che abbia utilizzato le etichette per attaccarlo qua La guaina di un HD 46, c'è scritto qua, ah no 90, ho letto male io, scusate Avanti, questo cos'è? Un cofanetto della Sony, bello Questo dopo lo apriamo, così vediamo se tenuto, lo lasciamo un attimo da parte Questo video sta durando un'eternità Crisera, una Sony da 70 Ah, queste sono le Sony VXS, molto buone. Questa è sconosciuta, andiamo avanti. Spero si vedano un po' e cassette dedicato a una stella. Che cazzo è questo? Boh. Eric Crandon, in amore, 1996. F. Papetti. C'è la musica italiana. Boh, non conosco niente di tutto ciò. Allora. Vediamo un po' questo cofanetto della Sony, molto carino. Qui c'è scritto Soft, una Sony KF60 relativamente moderna. Questa risale agli anni 2000, il capo di 46. No, non, sono sconosciuti, non, non ne conosco niente. MX2 chitarra, e eh, basta. Eh scusate ma insomma anche se sono 10 minuti che guardiamo cassette ma, mamma mia buona fine dai tutta sta roba HF musiche popolari ma basta ah altra soft è stata fatta sempre su un HF 60 sa 90 contenuto con ancora le etichette originali chissà se è nuova ah no non è nuova è stata sono stati rotti i sigilli però c'è ancora l'etichetta originale. Questa è una bella cosa. New Age. Questo non forse Non si quanto ascoltare. Dopo ascolterò qualcosa. MX90. C'è un'etichetta qua sopra. E qua dietro c'è scritto... Sempre chitarra. Ma basta. Dire Straits. Non so chi so sia. E basta. Abbiamo esaurito, direi. Comunque è molto carino. Pur essendosi un po' rotto qua. Questo case della Sony. Tascabile, ci mette dentro le cassette e poi se lo chiudo, un po' impolverato, però molto molto, molto interessante. È che dire, grazie Ciro! Qui abbiamo: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 44, 47, 50, 52, 45. 57, 58. 60, 62, 66, 78, siamo circa 70 cassette. E eh, devo dire che, insomma, ecco devo dire, sono ringraziati. E niente, questa era la presentazione del pacco. Che, ecco, vi faccio vedere tutta la quantità di cassette che mi mandato. Ecco, cioè, anche qui. Faccio vedere tutto il blocco, che non sono assolutamente poche, Che dire, grazie. A questo punto, adesso ci, noi ci rivediamo al prossimo video. per Questo lo apploderò.